Radio Pirata, la radio nella radio. Ed eccola qui la nave di Radio Pirata, la radio nella radio, pronta a salpare anche oggi con un nuovo episodio. Io sono Gabriele Barbi, come sempre vi parlo di radio e da un po' di tempo a questa parte, ormai è abitudine, inizierò a parlarvi di radio e della radio cubana. Torneremo infatti a Cuba, questa volta per parlare di CMKC, Radio Revolution. La radio tra le pagine, con un interessante libro sulla radio e di un museo del disco voluto da una radio. E iniziamo come al solito da Cuba e questa volta con la CMKC, Radio Revolution, che è una stazione radio di Santiago de Cuba. L'emittente propone la sua programmazione 24 ore su 24 con delle produzioni rivolte a diversi pubblici, bambini, giovani, adulti, casalinghe, intellettuali, contadini, semplici lavoratori e artisti, con lo slogan CMKC ti accompagna sempre. Le ricerche più recenti stabiliscono la data di fondazione al 23 marzo 1930 e un nome, Félix Becagné, il creatore della soap opera radiofonica. Abbiamo già parlato di lui, appunto del creatore di questo format radiofonico, molti episodi fa in occasione di uno speciale sulla radio cubana e sulla scrittura dei programmi. È stato anche l'inventore della suspense radiofonica, ma ha anche introdotto la narrativa per bambini a Cuba e forse in tutta America Latina proprio dai microfoni di questa stazione radiofonica. Intorno a CMKC si sono susseguiti diversi cambi di proprietà, fino alla fine degli anni 40 quando si consolidò una gestione stabile. Senza dubbio l'opera informativa è stata un forte baluardo nella storia della radio di Santiago, al punto che è stata anche pioniera nell'installazione della telescrivente, che è un apparecchio, magari qualche giorno cercheremo di approfondire la conoscenza di questo apparecchio mitologico, che è una sorta di, come spiegarla in poche parole, di macchina da scrivere che appunto scriveva tramite dei segnali radio le notizie, quindi le famose agenzie di stampa comunicavano con le telescriventi. Molto importanti sono stati gli operatori di questa radio e una precisa identità con le lotte popolari, attraverso appunto i giornalisti, ma anche dirigenti sindacali, operai, che si sono fatti portavoce dell'opinione del popolo. Le file del movimento rivoluzionario del 26 luglio, nell'ultima fase delle lotte di liberazione della nazione cubana, erano aiutate da diversi lavoratori della stazione radiofonica. Già nel bel mezzo della lotta di guerriglia contro le forze della tirannia di Batista, nella Sierra Maestra, il comandante in capo Fidel Castro inviò una lettera al notiziario della CMKC, in cui presentava al paese un'analisi della situazione politica e proponeva le linee guida della lotta rivoluzionaria. Alla fine del 1958 la guerra di liberazione condotta dall'esercito ribelle contro la tirannia entra nella sua fase finale. Alla notizia della fuga del tiranno, il comandante in capo Fidel Castro si trasferì a Palma Soriano, dove si trovavano le squadre di radio rebelde, e da lì invitò le stazioni radio del paese a formare una catena, la Catena della Libertà, per l'appello allo sciopero generale rivoluzionario. Dalla CMKC, Noel Perez Batista, un annunciatore, rispose all'appello di Radio Rebelde e iniziò a trasmettere i servizi della stazione rivoluzionaria. Così, quando le forze della tirannia erano ancora nelle strade di Santiago, la CMKC è il veicolo che diffonde gli orientamenti di Fidel al popolo. Ore dopo, il comandante in capo fece il suo ingresso a Santiago de Cuba alla testa della colonna 1 e arrivò dopo la vittoria alla stazione radio e lì si stabilì negli uffici e da lì continuò a raccontare la situazione nel paese. Ci fu un momento importante nel passato della radio, con l'unione del personale della radio provinciale CMKW, con la quale insieme hanno affrontato i piani per diversificare la programmazione. Nelle prime fasi si manteneva ancora la vecchia struttura della radio commerciale, limitata solo alla musica e ai notiziari, ma poco a poco si lavorava alla sua radicale trasformazione, avviando anche la trasmissione di programmi sportivi e di intrattenimento con i quali assumeva altre sfumature. Man mano che la programmazione si sviluppava, estende anche i suoi segnali al di là delle aree che copriva al momento del trionfo della rivoluzione. A Victoria de las Tunas, l'impianto di ritrasmissione di quello che era il circuito orientale è collegato alla rete provinciale. I ripetitori si trovavano a Baracoa, Cayo Mambí e a Las Mercedes, diventando così la stazione con la più alta potenza di trasmissione nell'ex provincia di Oriente. Sono passati gli anni e la tecnologia è stata sostituita da moderne console di registrazione e altre apparecchiature di origine ungherese che hanno indubbiamente aperto una nuova fase nella produzione radiofonica di CMKC.
Nel marzo del 1968, in occasione di una manifestazione di massa in commemorazione all'anniversario dell'attacco al Palazzo Presidenziale e del sequestro di Radio Relò, il comandante in capo annunciò quella che sarebbe stata chiamata l'offensiva rivoluzionaria, per mezzo della quale le proprietà che erano ancora in mani private furono trasferite al popolo. In linea con queste misure, quasi tutte le stazioni del paese adottarono una nuova linea di lavoro, che includeva anche il cambiamento dei nomi che avevano fino ad allora. Su suggerimento dell'eccezionale regista Rolando Gonzales e sulla base della tradizione delle lotte rivoluzionarie della CMKC, prese il nome di Radio Revolution, in un momento in cui i lavoratori erano nel pieno delle attività di sostegno al lavoro agricolo, principalmente la raccolta dello zucchero. Con questo nome è stata definitivamente riconosciuta nel sistema radiotelevisivo cubano. La programmazione di questa stazione radio municipale CMKC di Santiago de Cuba è attualmente in onda 24 ore su 24 sui 95.100 MHz. Come molte altre stazioni del paese, ha il suo sito web che riflette la realtà di Santiago de Cuba e dell'ambiente naturale dei Caraibi, così come i suoi uomini e donne e come il centro della vita economica, politica e culturale del territorio. Vi ricordo il sito per ascoltare appunto questa radio e per leggere le notizie che vengono pubblicate sulla pagina www.cmkc.cu. Ed ora, come al solito, un piccolo assaggio della radio attraverso un nostro montaggio estrapolato dal loro servizio di streaming in diretta. Les había ofrecido la posibilidad de estar unidos gracias a la magia de la radio, gracias al sonido Revolución, para ofrecer a ustedes el agradecimiento por esos mensajes de cariño, de felicitación que nos hacen llegar desde cualquier sitio de nuestro Santiago. No importa la distancia, siempre lo digo. Lo importante es que estén ahí conectados, disfrutando de nuestras realizaciones diarias. Esthercita Garcés está a la escucha de nuestro programa. Muchísimas gracias desde la calle Heredia. Ella siempre nos acompaña, siempre disfruta de nuestro quehacer, de nuestras entregas, como lo está haciendo hoy junto a Fernando Carrión, a Fernandito, en fin, todos los que habitualmente junto a ella disfrutan de estas realizaciones nocturnas de CMKC Radio Revolución. La bienvenida también a todos los que habitualmente nos acompañan y que a través de la vía del WhatsApp ahí están conectados a la radio. Gracias a Esperancita Sabigne Reyes, que desde Dos Caminos, perdón, desde Songolamaya está conectada a la radio, disfrutando de esta jornada que les da la bienvenida a todos en su hogar. Mirurgia, está Chuchi y el pequeñín de la casa. Pues muchísimas gracias. Dicen muy buenas noches a través de un mensaje, un SMS que me hicieron llegar. Y entonces vamos a agradecer del mismo modo a Linita Guerrero, que ahí está conectada a la radio, disfrutando de nuestra presentación. A Linita y Edrey Santiago, su esposo. Vamos entonces a presentar la música que ustedes han escogido para esta vez. Buenas noches. Esta es CMKC. Desde Santiago, ciudad héroe de la República de Cuba, CMKC, Radio Revolución. Cadena provincial. Más de medio siglo de excelencia y distinción. Sigue adelante la noche de jueves. Ahora complacemos a Narel Jesús, Virgen, Yaniri, Santa Bizet, también a Keylan Velázquez, Rita María, Kervis Pochi, Berta, Albert Luis y Chechere con Tito el Bambino, Angelito y su banda y la Orquesta Rebé, Títulos, El Amor, Lechuga y El Palo de Anón. Tus noches no son iguales. El show de la noche.
ascoltare la radio, lo dico sempre, fa bene. E ad esempio qualche giorno fa, ascoltando Melog di Gianluca Nicoletti su Radio 24, ho sentito un'interessante intervista con l'autore di un libro che vi vado a segnalare e che ovviamente riguarda la radio. Dal sito altreeconomia.it, la casa editrice, ho trovato le seguenti informazioni. Etere di Francesco Diasio, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo. La radio compie 100 anni nel 2024 e continua ad essere un media che non si ferma mai, in costante trasformazione, dal famoso baracchino CB al podcast. Francesco Diasio conosce bene le antenne libere in giro per il mondo, avendo coordinato progetti di sviluppo e sostegno di radio comunitarie e media indipendenti. In queste avventurose storie di frequenze si ripercorrono le vicende recenti di paesi dove la radio è una delle rare voci contrarie ai poteri autoritari, dalla Giordania all'Egitto, passando per la Tunisia, la Serbia, la Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Haiti, Mauritania, Kurdistan e Giappone. Con la prefazione di Marino Sinimbaldi, la postfazione di Francesca Paci e le illustrazioni di Gianluca Costantini si presenta così questo libro. Sono tutte un megafono queste antenne, che mettono paura ai governi perché difficili da controllare e spesso parlano il linguaggio delle periferie. Queste le parole di Francesco Diasio. Difficile sfuggire alla tentazione di definire questo libro come le avventure di un missionario. Andare per il mondo a costruire radio, ad offrire supporto tecnico e politico, ad aiutare comunità locali a trovare la propria voce, assomiglia proprio alla vocazione di chi porta un verbo. Così scrive invece Marino Sinimbaldi nella prefazione. Diasio viaggia da un paese all'altro accendendo segnali di libertà attraverso antenne reali o virtuali, leggero, sempre nuovo, con la radio dietro, come un bagaglio a mano. Così scrive invece Francesca Paci nella postfazione. Francesco Diasio dunque è molto autorevole nel campo, è uno specialista internazionale di comunicazione per la Food and Agriculture Organization, la FAO, ed è stato segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, l'AMARC. In questi anni ha partecipato a decine di missioni internazionali a sostegno dei media indipendenti e della libertà di espressione e ha avviato radio comunitarie in giro per il mondo. Ha fondato e diretto anche AMISnet, agenzia multimediale di informazione sociale. Augurandovi dunque buona lettura, vi ricordo ancora il titolo: Etere di Francesco Diasio, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo. E per tutte le informazioni c'è un sito internet che è altraeconomia.it. Un ringraziamento particolare a questo punto va a Gioacchino Stallone, che mi ha accennato l'iniziativa e ho trovato alcuni particolari su tp24.it per un nuovo museo del disco a Marsala. Perché ve ne parlo qui all'interno di Radio Pirata, alla radio nella radio? Perché la radio è protagonista in questo caso, perché nasce proprio da un'emittente locale molto conosciuta nella zona e riconosciuta comunque anche un po' ovunque per l'indiscutibile qualità e professionalità, e anche perché il disco è da sempre legato alla radio in generale e un tempo era proprio il motore della radio. Custodito in numerosi esemplari, in stanze quasi mitologiche ora, la stanza dell'archivio dei dischi, immancabile in ogni emittente di qualche anno fa, e poi sono andati così scomparendo nel tempo, ma una volta la radio era fatta solo ed esclusivamente con i dischi, cioè tu partivi con due giradischi e le cassette, ecco, c'erano anche le cassette e i registratori a bobina, quindi quelli erano i supporti dove si metteva la musica. Per il suo compleanno, il 5 dicembre, la radio di Marsala, RMC 101, la più ascoltata in provincia di Trapani, fa il suo regalo alla città. Apre infatti finalmente il Museo del Disco, si tratta di una sezione del complesso monumentale di San Pietro, che il comune ha dato in comodato d'uso all'associazione Radio Fan Club. Sulla base di un accordo operativo con la radio, l'associazione, riporta questo articolo di tp24.it, ha provveduto in questi anni a catalogare l'enorme patrimonio di vinili dell'emittente che dal 5 dicembre saranno resi disponibili per l'ascolto. Il Museo del Disco infatti non è solo una collezione di migliaia di LP di ogni tempo con la storia della musica, ma dà anche la possibilità a tutti di poter ascoltare la musica preferita. Non solo, all'interno del progetto, ideato dall'architetto Serena Del Puglia, anche un'esposizione di strumenti e apparecchi per la radiofonia, delle esposizioni a tema e una serie di pannelli illustrativi sulla storia della radio. Il museo che nasce dunque come un luogo vivo e non solo arricchisce l'offerta culturale di Marsala, ma che sarà luogo di incontro per organizzare diversi eventi sempre caratterizzati dalla conoscenza del mondo della musica e dei suoi generi. Quindi se vi capita l'occasione di passare da Marsala o magari se volete
andarci proprio per questo scopo. Dal prossimo 5 dicembre sarà appunto inaugurato questo interessante museo del disco realizzato da una radio molto importante della zona.